Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video confronto tra due dispositivi molto simili ma anche per certi versi un po' diversi, o meglio con comportamenti non uguali. Quindi questi due prodotti che andremo a confrontare oggi sono Google Home Mini e Alexa Echo Dot. Queste due versioni di prodotti sono la versione tra virgolette base sia per Google che per Alexa. Adesso andremo a confrontarli per vedere quale dei due è tra virgolette meglio dell'altro. Allora, partiamo dal quello che è la voce, visto che comunque questi sono prodotti con un'intelligenza artificiale, hanno anche una voce. Secondo me in questo vince nettamente Amazon con Alexa, perché la voce, vabbè, innanzitutto femminile, però vabbè, non è solo quello, è una voce molto più umana se vogliamo, mentre quella di Google è molto più robotica, quindi da questo punto di vista vince sicuramente Alexa. Ah, ci tengo a precisare che Google Home è sul mercato già da un po' di mesi, perlomeno in quello italiano intendo, mentre Alexa nel mercato italiano è arrivato da circa 3 giorni. Quindi in questo Google dovrebbe essere avvantaggiato, però in fin dei conti non è proprio così, anzi secondo me nel giro di qualche mese Alexa surclasserà Google se Google non si dà una svegliata, perché secondo me Google adesso non va male, ma Alexa secondo me è già quasi alla pari o in certe cose addirittura meglio, ed è appena arrivata sul mercato italiano. Quindi ragazzi, facciamo un po' di prove. Vi dicevo, la voce Alexa. Adesso proviamo a fargli fare qualcosa o a fargli dire qualcosa e vediamo cosa uno è in grado di fare e soprattutto con che reattività e come, nel senso, di assistenza. Consulta le pagine di aiuto sul sito web Amazon. Ovviamente ogni volta che pronuncio il suo nome lei parte, Google no, perché prima della parola Google ci devo mettere ok, mentre il prodotto Amazon, chiamiamolo così, almeno non parte per niente, solo se lo si nomina ovviamente lei si accende senza che ci si metta davanti nessuna parola. Quindi proviamo a fare una prova veloce. Alexa, 10 più 10. 10 più 10 è uguale a 20. Okay. Qualcosa è andato storto. Non so perché abbia risposto Google, che non era neanche stato tirato in causa. Ok, ok Google, 10 più 10. La risposta è 20. Ok, in queste domande tra virgolette banali se la giocano alla pari. Adesso proviamo a fargli fare qualcosa di un pochino più complicato. Alexa, quanto ci metto ad andare a Milano? In base al traffico attuale, per andare a Milano, impiegherai circa un'ora. Ok Google, quanto ci metto ad andare a Milano? In macchina con traffico scorrevole, il tragitto per raggiungere Milano durerà 1 ora e 3 minuti. Puoi vedere le indicazioni stradali complete sul telefono. Vedete che anche qua diciamo abbastanza simili, però più piacevole sentire la voce di Alexa. Un'altra cosa proviamo. Alexa, canta Giro Giro Tondo. Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ok Google, canta Giro Giro Tondo. Giro giro tondo artisti. Ecco, vedete che in questo il prodotto Amazon, lo chiamo così perché sono parte, batte sicuramente Google. Lo so, è un esempio stupido, però è anche quella cosa stupida che gli dà un qualcosa in più anche in questo, nel senso che se avete un bambino o una bambina che si vuole divertire, gli fa anche domande stupide, il prodotto Amazon tende di più a rispondere, mentre quello di Google in queste cose o non sa rispondere o comunque dà risposte che non sono quelle che stavate cercando. Ok, adesso proviamo a fargli fare una cosa un pochino più difficile, proviamo a vedere come si comportano con le luci della Philips Hue. Allora, ne vado a mettere una qua, almeno la vedete, ok? Allora, partiamo con il prodotto Amazon. Alexa, accendi luce studio. Ok. E vedete che l'ha accesa. Però adesso facciamo un'altra prova. Alexa, abbassa luce studio del 50%. Niente. Alexa, abbassa luce studio.
Ok. Vedete qua, adesso l'ha abbassata, però di quanto ha voluto lei. Mentre Alexa, aumenta luce studio. Ok. Ok Google, spegni luce studio. Va bene, spengo il dispositivo studio. Vabbè, a parte che Google ci mette delle frasi in più che secondo me sono solo, tra virgolette, un po' più fastidiose che la risposta secca di Alexa, mi piace un pochino di più, però adesso guardate. Ok Google, accendi luce studio. Ok, accendo il dispositivo studio. Ok Google, abbassa luce studio del 50%. Ok, diminuisco la luminosità di studio del 50%. Ok Google, aumenta luce studio del 20%. Certo, aumento la luminosità di studio del 20%. Ok Google, accendi luce studio al 100%. Va bene, imposto la luminosità di studio al 100%. Ecco, avete visto come Google in questo, secondo me, è un po' più avanti, nel senso che gli si dice la percentuale di luce che si vuole diminuire o aumentare e lui lo fa, mentre il prodotto Amazon non lo fa, nel senso che bisogna dirgli abbassa luce, ma la abbassa di quanto c'ha voglia lei. Quindi, ok Google, spegni luce studio. Va bene, spengo il dispositivo studio. Ok, anche questo è fatto. Adesso facciamo un'altra prova. Proviamo a chiamare una radio, nel senso, Alexa, riproduci Radio DJ. Benvenuto su Radio DJ. L'ultima volta stavi ascoltando la diretta radio. Vuoi riprendere l'ascolto o ascoltare una radio musicale? Riprendi la diretta. Ora in onda, Tropical Pizza. Di questi ultimi giorni su Radio DJ. Alexa, basta. Ok. Avete visto com'è precisa, vi dice anche il nome della trasmissione radio che c'è in quel momento, vi dice se volete riprendere la, diciamo, la diretta, se invece volete ascoltare, tra virgolette, un podcast di Radio DJ, però è molto precisa in questo. Adesso proviamo a chiederlo a Google. Ok Google, riproduci Radio DJ. Non ho capito. E già non ci siamo. Ok Google, riproduci Radio DJ. Mi dispiace, non so come esserti d'aiuto. E vedete, già qua si è perso. Proviamo invece a fare così adesso. Alexa, riproduci RTL 102.5. RTL 102.5 da TuneIn. Alexa, basta. Ok, avete visto che è andata a pescare anche RTL. Adesso proviamo con Google. Ok Google, riproduci RTL 102.5. RTL 102.5 su TuneIn. Certo, ecco qua. Ok Google, basta. Avete visto come in questo a trovare la stazione di RTL sono state in grado tutte e due, mentre per quanto riguarda Radio DJ l'ha fatto solo Alexa. Un'altra cosa, ecco che si è accesa, ho sbagliato a dirlo, non dovevo dire il suo nome. È vero che diciamo il prodotto Amazon ha il difetto, se vogliamo, o diciamo un lato, se vogliamo, negativo, che bisogna aggiungergli delle, tra virgolette, applicazioni che si chiamano skill, che diciamo ogni fornitore, ogni produttore, cioè chiunque voglia avere una comunicazione con Alexa o voglia essere integrato su Alexa, mettiamola così, deve creare questa skill che poi viene caricata all'interno dell'applicazione cellulare di Alexa, che poi viene caricata ovviamente, se la si vuole, all'interno di Alexa. Mentre Google fa tutto in autonomia, nel senso che se vengono create nuove funzioni vengono integrate automaticamente. Supponiamo che un'azienda di, che ne so, di luci voglia entrare a far parte del sistema di Google, diciamo viene integrata automaticamente da Google, diciamo che è una cosa che viene fatta tra l'azienda e Google, noi non ce ne accorgiamo di niente. Una volta che andiamo a comprare il prodotto che è compatibile con Google, automaticamente Google lo riconosce.
riconosce e via dicendo. Mentre con il prodotto Amazon questo non succede, nel senso che la maggior parte delle cose va scaricata l'applicazione installata e quindi dobbiamo dire sì, è vero, abbiamo quel prodotto, mettiamo quell'applicazione, o vogliamo che il prodotto Amazon faccia quella cosa e mettiamo la skill che lo fa. Però diciamo è un passaggio in più, non è fastidioso, anzi, perché comunque si vedono tutte le skill disponibili, è interessante comunque vedere la skill e quindi già sapere cosa è in grado di fare la skill che andiamo a mettere e cosa quindi Alexa sarà in grado di fare. Adesso facciamo un... Ho bisogno di assistenza. Non devo nominarla per niente, parte, lei parte. Un'altra cosa che può fare ovviamente il prodotto Amazon è anche ordinare direttamente un prodotto dicendoglielo, perché automaticamente l'account con cui noi siamo loggati su il dispositivo è lo stesso che usiamo per gli acquisti su Amazon, quindi possiamo anche acquistare direttamente i prodotti all'interno di Amazon. Un'altra cosa che fa il prodotto di Amazon è questa. Adesso prendo il cellulare un attimo, lo metto qua tra i due dispositivi. Allora proviamo a dirgli ok Google, chiama Andrea Montanari. Ho trovato questo numero di telefono per contattare Montanari Andrea, SRL antinfortunistica antincendio. Non sono io. 544. Ok Google, basta. Ovviamente non è il mio numero e quindi non mi ha chiamato né niente. Mentre se lo vado a dire al prodotto Amazon, vediamo cosa succede. Alexa, chiama Andrea Montanari. Sto chiamando Andrea Montanari. Alexa, basta. Vedete che Alexa mi ha chiamato. Ovviamente la chiamata passa attraverso l'applicazione di Alexa che viene installata all'interno del cellulare, però ovviamente con l'applicazione dobbiamo averla installata per forza, come per Google dobbiamo aver installato Google Home nel nostro smartphone, perché è l'applicazione che ci permettono, o meglio sono le applicazioni che ci permettono di configurare sia un device che l'altro. Però con quella di Amazon l'applicazione ci permette di sia inviare messaggi che di chiamarci, e ovviamente può chiamare chiunque dei nostri contatti abbia installato l'applicazione di Amazon. Quindi se mia moglie ha installato l'applicazione di Amazon la posso chiamare, così come posso chiamare un'altra persona, cioè chiunque è nei miei contatti ha installato l'applicazione di Amazon, io la posso chiamare e inviare messaggi attraverso Alexa. Adesso facciamo ancora una prova. Alexa, riproduci Maneskin su Spotify. Riproduco in ordine casuale i brani di Maneskin da Spotify. Alexa, basta. Ok Google, riproduci Maneskin su Spotify. Ok, ecco Maneskin su Spotify. Ok Google, basta. Avete visto che in questo funzionano bene entrambi, entrambi sono compatibili con Spotify, Google solo però con, no, o meglio Alexa solo con Spotify Premium, cioè la versione a pagamento, mentre Google anche con la versione quella gratuita. Però Alexa è compatibile anche con Amazon Music, mentre quella di Google no, però quella di Google è compatibile con Google Music ovviamente. Amazon Music, giusto? No, non stavo dicendo questo. Quindi diciamo che anche qua se la giocano alla pari, sono reattivi tutte e due. Ok ragazzi, adesso facciamo una prova con le notizie di sport, che comunque è una cosa utile nell'ambito casalingo, avere le notizie a portata di mano. Quindi iniziamo con il prodotto Amazon. Alexa, chi ha vinto l'ultimo Gran Premio di Formula 1? Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico 2018, Sebastian Vettel è arrivato secondo e Kimi Raikkonen è arrivato terzo. Lewis Hamilton Mercedes è al primo posto della classifica piloti di Formula 1 con 358 punti totali. Ok Google, chi ha vinto l'ultimo Gran Premio di Formula 1? Lewis Hamilton. No, ma non è vero. Vedete che in questo
il prodotto Amazon nettamente meglio. Ok Google, cosa ha fatto la Juventus nell'ultima partita? Il 27 ottobre la Juventus ha affrontato l'Empoli e la partita è finita 2-1 per la Juventus. Alexa, cosa ha fatto la Juventus nell'ultima partita? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Sabato 27 ottobre in Serie A, la Juventus ha battuto l'Empoli 2-1 a Empoli. Ok, in questo Google ha risposto anche lui, però è molto più precisa, è molto più informata e più dettagliata nell'informazione il prodotto di Amazon. La stessa cosa in altri ambiti, è meno... allora, il prodotto Amazon ha meno parole inutili nell'ambito domestico, cioè quando deve specificare certe azioni che fa, però è molto più precisa e dettagliata quando deve dare informazioni, mentre il prodotto Google ho visto che è molto meno dettagliato e entra molto meno nell'argomento quando deve dare delle informazioni, ed è invece molto, si dilunga molto di più quando deve solo dire l'azione che sta facendo. Una cosa che mi piace di più del prodotto Amazon è i microfoni, nel senso che secondo me sentono meglio quando si è lontani, tipo se sono sul divano o meno, quindi a una distanza magari di 3 metri, 3 metri e mezzo, una distanza del genere, quello del prodotto Amazon mi sembra un po' più reattivo, nel senso che sente meglio, quello di Google ogni tanto non capisce cosa gli si dice o addirittura non parte neanche, magari se non si è proprio girati verso di lui, mentre i microfoni di Alexa secondo me in questo funzionano un po' meglio, ed è una cosa importante perché comunque essendo prodotti con cui bisogna parlarci, la cosa di avere microfoni che funzionano tra virgolette meglio o più sensibili se vogliamo, e in questa cosa sicuramente il prodotto Amazon vince un punto, anzi un punto doppio, perché comunque per prodotti di questo genere avere i microfoni che funzionano bene e che recepiscono il messaggio a distanza e lo recepiscono sempre è una cosa importante. Adesso proviamo a fare qualche altra prova veloce. Ok Alexa. Sì, ciao, ok Alexa. Perché ho detto che era? Non trovo la risposta alla domanda. Infatti, era ok Google o Alexa. Vado a massa anch'io con questi due. Eccolo che è partito. Assistente Google, cosa posso fare? Purtroppo non trovo la risposta. No, si iniziano a litigare fra di loro. Ok. Alexa, cosa c'è in televisione stasera? Mi piace, al momento non so come esserti d'aiuto. Tra Google non dovevo parlare adesso. Alexa, cosa c'è in televisione stasera? Su Rai 1 alle 21:25, tale quale show. Su Rai 2 alle 21:20, Nemo, nessuno escluso. Su Rai 3 alle 21:15, Polly e Posti. Su Rete 4 alle 21:25. Quarto grado, su canale 5 alle 21:21, matrimonio... Alexa, basta. Ok, Google. Parleremo più tardi, sono sempre qui. Ok, Google. Cosa c'è stasera in televisione? Certo, per questo potrebbe interessarti Super Guida TV. Va bene? Va bene. Ok, ecco Super Guida TV. Ecco i programmi trovati. 1. Tale e quale show su Rai 1 alle 21:25. 2. Nemo nessuno escluso su Rai 2 alle 21. Ok Google, basta. Allora diciamo che alla fine il risultato finale c'è per entrambi. Ok, annullo l'operazione. Cosa vuoi sapere adesso? Però la voce, allora, vedete che la voce di Google cambia e diventa una voce femminile perché fa un passaggio probabilmente a un altro servizio, che però è veramente osceno dal punto di vista della voce, che non è poco umana, meno, mentre quello del prodotto Amazon rimane la sua, cioè è Alexa che ci dice le cose, mentre qua fa un passaggio verso un altro servizio e non mi è piaciuto, anche se poi il risultato finale, sì scusami ti ho nominato senza un perché, mentre qua il servizio, no, cosa stavo dicendo? Che entrambi ci dicono quello che gli abbiamo chiesto, però secondo me lo fa meglio il prodotto di Amazon.
Quindi ragazzi, queste sono le prove che ho fatto, sono certe stupide, certe un po' meno, però rendono l'idea sulle le potenzialità di un prodotto o dell'altro, o meglio, dove un prodotto è meglio o dove un prodotto è peggio. In questo momento, sebbene il prodotto di Amazon è appena arrivato sul mercato italiano, secondo me è già alla pari o meglio del prodotto di Google, perché comunque è più reattivo, sa rispondere a più cose anche stupide, senza senso, cioè neanche senza senso, cose magari banali ma che magari possono interessare. Il prodotto Amazon, cioè Alexa, sia nella versione questa che la versione Echo Dot, cioè quella più economica, che adesso in questo momento costa solo 35 euro, batte secondo me, per la mia opinione, quella di Google Home, sempre nella versione mini. Cioè io ho preso questi due prodotti perché, o meglio, ho preso il prodotto di Alexa, la versione Echo Dot, perché era, diciamo, il diretto avversario del Google Home Mini. Quindi ragazzi, conclusioni sono: Alexa in questo momento, sebbene appena arrivato sul mercato italiano, batte Google. Per certe cose sono uguali, in certe altre vince Alexa. Per adesso non ho ancora trovato una cosa per cui dico meglio Google, magari in cose che io non utilizzo, può anche essere, ma nell'utilizzo quotidiano, quello di una casa normale, di una famiglia normale, Alexa nettamente migliore. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!